Nel 2007 gli ingegneri di Borgo Panigale avevano il sogno di realizzare una moto adatta un po' a tutte le esigenze dei motociclisti. Nel 2010 questo sogno diventa realtà, con la nascita della prima Multistrada 1200. Lo scorso settembre siamo andati a Bilbao a provare invece il modello nuovo del 2013, che è stato arricchito delle sospensioni elettroniche Skyhook. Ora, nella famiglia Multistrada arriva la S Gran Turismo. Sulla Gran Turismo, infatti, arriva un parabrezza maggiorato, una sella per il pilota comfort, valigie più grandi, dalla capacità di ben 73 litri, abbiamo i faretti di profondità e degli utili tubolari paracarena in caso di cadute a moto ferma. Con questa Ducati Gran Turismo siamo pronti per fare veramente il giro del mondo. Modifica sulla Multistrada S Gran Turismo è il rialzamento di 2 cm del manubrio, cosa che consente una postura di guida più rilassante rispetto alla Multistrada base. Abbiamo anche di serie il bauletto da 48 litri con schienalino per il passeggero e due pratiche prese 12 volte poste proprio sotto la sella del pilota. Una cosa veramente intelligente che Ducati offre di serie con questa Multistrada Gran Turismo sono le tre borse interne per valigie laterali e per bauletto, cosa molto pratica per meglio stivare il nostro bagaglio per quando partiamo per un lungo viaggio. La Multistrada Gran Turismo S è disponibile solo in questo colore, che è un Touring Racing Grey a 21.290 euro chiavi in mano. Andiamo adesso a vedere come va su strada. Anche in questa versione Gran Turismo della Multistrada viene fuori tutto il DNA sportivo delle moto di Borgo Panigale. I quattro riding mod che abbiamo a disposizione offrono e regalano quattro anime diverse alla motocicletta turistica bolognese. I quattro riding mod sono quelli che già conosciamo. Quindi abbiamo Touring e Sport, dove abbiamo a disposizione tutti i 150 cavalli erogati dal testa stretta 11 gradi bolognese, mentre in Urban ed Enduro abbiamo a disposizione solamente 100 cavalli e ad ogni riding mode selezionato corrisponde un diverso settaggio della ABS, della DSS, ovvero delle sospensioni Skyhook Ducati, e anche del DTC, ovvero del Ducati Traction Control. Frenata e sospensioni sono ok, così come generalmente tutta la ciclistica. Il telaio traliccio in tubi di Borgo Panigale è sempre una garanzia sul veloce, offre una stabilità sconosciuta alle moto della categoria. È un po' meno maneggevole rispetto a qualche concorrente, ma comunque si porta bene anche negli spazi stretti. Per quanto riguarda il turismo vero, possiamo dire che con questa nuova versione della Multistrada si viaggia bene anche in coppia, grazie all'ampio spazio a disposizione sia per pilota che per passeggero. Le valigie maggiorate, ora ricordiamo che la capacità totale delle laterali è di 73 litri, consentono di stivare parecchio materiale per le vostre vacanze. Si viaggia bene anche in autostrada con la nuova S Gran Turismo di Multistrada. La protezione aerodinamica è migliorata e abbiamo sempre il parabrezza regolabile con una sola mano anche in movimento. I consumi sono abbastanza parchi sulle velocità costanti consentite dal codice, ovviamente aumentano quando spremete maggiormente il motore testa stretta a 11 gradi. Con
questa S Gran Turismo possiamo dire che la gamma multistrada è ora veramente completa. Se non fosse abbastanza per le vostre esigenze la Touring S che abbiamo provato per voi lo scorso settembre, con questa potete azzardare a percorrere ancora più strada, a stivare ancora più bagaglio e a non stancarvi nel percorrere ancora più chilometri grazie al fatto, come abbiamo detto in apertura, che il manubrio rialzato consente una postura sconosciuta alla vecchia multistrada. Non sembra, ma 2 centimetri a volte fanno veramente tanto e il comfort aumenta veramente a un livello notevole. Bene, per Marco Nava di Moto Turismo TV è tutto anche per questa prova. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!